Il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra sviluppa la ricerca nel campo ambientale e geologico grazie ai suoi centri di ricerca, tra cui il Centro Studi Provenance, che realizza attività di ricerca e formazione nel campo della petrografia sedimentaria, con l'obiettivo di ricostruire l'evoluzione della superficie terrestre nel tempo geologico. Noi ci occupiamo dello studio dei sedimenti perché in realtà rappresentano una fonte di informazione preziosissima. Se pensiamo ad esempio alle nostre catene montuose, queste dal momento in cui si sono formate nelle aree geologiche poi vengono erose e i loro sedimenti vengono trasportati attraverso i fiumi sino ai grandi delta dei fiumi e sino al mare, e poi ancora il loro percorso continua perché le correnti lungo costa le ridistribuiscono, questi sedimenti vengono trasportati a volte nelle profondità degli oceani. Bene, il geologo ha la capacità di esplorare tutti questi luoghi in cui il sedimento si accumula, e la cosa interessante è che questo sedimento racconta delle storie, riflette la composizione delle rocce da cui si è originato. Quindi noi siamo un po' come degli investigatori, degli analisti che dalla composizione del sedimento cercano di ricostruire a ritroso il percorso che il singolo granello di sabbia ha fatto nella sua storia dal momento in cui è stato formato, eroso, sino al momento in cui si è deposto lì dove noi lo abbiamo raccolto e campionato. I laboratori del Centro Provenance applicano le più avanzate tecniche quantitative di provenienza, come l'analisi dei minerali pesanti e petrografia in massa, la spettroscopia Raman, la termocronologia a traccia di fissione su zircone e apatite, un approccio multidisciplinare che ha l'obiettivo di comprendere e quantificare i fattori che agiscono nei grandi sistemi naturali. Il nostro laboratorio è il nostro pianeta. Con i nostri studenti noi andiamo sul terreno e raccogliamo dei campioni, che siano spiagge, che siano fiumi, che siano spedizioni in mare con delle navi oceanografiche dove vengono prese delle carote di sedimenti. Il nostro primo compito è raccogliere dei campioni rappresentativi, cioè che possano raccontarci una storia che abbia un significato. Quindi raccogliamo essenzialmente, per capirci, un pugno di sabbia e lo trasportiamo, dopo che facciamo queste campagne di campionamento, in laboratorio. Il primo passo è quello di concentrare questi minerali con delle tecniche molto semplici. Il sedimento viene setacciato, i minerali vengono concentrati e si prepara un vetrino che poi verrà osservato al microscopio, principalmente in un laboratorio in cui andremo a descrivere le caratteristiche di ciascun granello di sabbia. Il contenuto in termini mineralogici di questi sedimenti può svelarci qualcosa sulle origini e sulla storia che questi sedimenti hanno avuto. Gli studi di provenienza trovano applicazione nell'analisi dei cambiamenti climatici, nel riconoscimento degli effetti delle attività antropiche sul sistema Terra, nel campo archeologico e nello studio quantitativo dell'inquinamento da plastica nell'ambiente marino. Mi sono recato a Stonehenge per un'analisi davvero speciale. Qui le condizioni erano molto particolari perché ci era vietato di portare via anche un solo granello delle sabbie di una pietra particolare, l'Altar Stone, questa pietra numero 80 che rappresenta, come dire, il centro, il fulcro di questo sito così, così iconico. Abbiamo suggerito di utilizzare uno spettroscopio Raman trasportabile, quindi che garantisse da una parte una qualità del dato analoga agli strumenti di laboratorio, ma che fosse trasportabile sul posto senza toccarli, soltanto osservandoli, di caratterizzare granello dopo granello la composizione di questa pietra e costruire la sua impronta digitale, che è unica. La sua composizione è fatta di minerali nelle proporzioni che abbiamo trovato, la caratterizza in maniera così particolare che renderà possibile, e questo è sempre il passo successivo, di andare a cercare e esplorare poi la provenienza, il luogo da cui questa pietra così importante per il mondo proviene.